Buonasera, benvenuti anche questa sera a questo nostro nuovo incontro. E no, stavo riflettendo su, diceva la carissima amica ospite, poetessa Paola Mattioli, mentre stavo accendendo il microfono, vai che mi sento amata qui stasera. Allora, volevo in qualche modo, dare ragione a questa sua sensazione, emozione, magari facendogli sentire un applauso di quelli spontanei che sappiamo fare noi sambatesi. Certo, parlare di poesia, insomma, io capisco bene che a volte tu mi insegni, non è che te lo devo dire io, dicevano gli antichi latini, se non ricordo male, carmina non tap panem, la poesia non porta i pani, nel senso che non vende, nel senso proprio che non ti dà da vivere, insomma, questo è. Però intanto auguriamo alla nostra amica Paola tutto il successo possibile. Intanto sicuramente una cosa è certa, sono sicuro che il fatto di stare questa sera qui, ma veramente come un gruppo di amici, accogliere quel po' di sentimento che i tempi oggi non ci consentono di raccogliere da altre parti, è un fatto importante. Io credo che la nostra amica Paola ci sta fornendo questa sera una bella occasione di riflessione, perché con la poesia, attraverso la poesia, non si può far altro che, come dire, toccare le corde dell'anima e riempirsi di sensazioni, di emozioni, di sentimenti. Detto questo, e non voglio andare oltre, perché ripeto, credo che sicuramente molto di più sapranno dire le parole stesse di alcune poesie della cara Paola attraverso la bella voce e la bella dizione delle nostre due carissime amiche Lucia e Mimma. Bravo. Alle quali lascio il microfono. Donne soppresse, maltrattate, donne sole abbandonate, donne senza scampo, donne marginate per cultura, lingua e religione, donne che affrontano la vita, donne che fiere di esserlo, che diventano maschi in un mondo di maschi, donne che portano la voce come una bandiera. Spazi aperti, profumi e melodie nascono, mondi incantati, crescono energie nuove, colori e magie si fondono, in assenza di parola che mi trascina, lontano, là dove nasce il sole. Brava, brava, grazie a Mimma, grazie a Lucia, grazie a voi per il calore. Ora, io credo che il miglior inizio non potevamo avere per entrare in quella che veramente è la vibrazione del cuore dell'anima. Ho visto che si emozionava l'amica Paola e va bene così, ci siamo emozionati pure noi, quindi. Ma del resto, lo dicevamo prima, insomma, laddove la poesia riesce a smuovere le corde dell'anima, pure tu Mimma piangi. Ah, ecco, no, se no non va a finire, dai, stiamo, va bene, no, scherzavo, dai, Mimma. Con piacere passo la parola al professor Lorenzo Pietrocola. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Immaginate in un paese come il nostro, dove si fanno 4-5 promozioni culturali di questo tipo, per chi li organizza è un motivo di grande soddisfazione, ovviamente. Chi sono... E a questo punto è necessario, doveroso, l'ho già fatto un'altra volta, ma è necessario fare la conclusione di queste manifestazioni. I due grossi lavoratori per quanto riguarda l'organizzazione di questo evento sono uno e lui dal punto di vista intellettuale, nel senso che ho punto di riferimento, cioè Rosario Brescia, e poi ovviamente Saggino Magnisio, che è qui con le casse, le chitarre, i fari e così via. Il Circo 310, Cairo 310, nasce perché si ha il piacere di leggere
ciò che noi leggiamo nelle nostre case, quindi portare agli altri la conoscenza, perlomeno l'emozione che noi abbiamo provato nel leggere dei testi. I testi possono essere racconti, romanzi, poesie o altra roba. Ed è quello che avviene questa sera. Questa sera noi non presentiamo un libro, stiamo qui per ascoltare la poesia, quindi ascoltare dei brani, che è proprio il nostro intento, il tendo del circolo lettore. La poesia, come anche in senso generale la letteratura, la musica, la pittura, in apparenza sono inutili da questo punto di vista, però voglio dire, noi ne abbiamo quasi un bisogno. Se uno legge, alla fine si fa, chi non legge ovviamente queste cose non le sa, un po' come uno che non è andato mai in un museo non potrà mai capire il senso della pittura, uno che non ha mai ascoltato, non so, una sinfonia di Beethoven non si sognerà mai di fischiarlo come faccio io, voglio dire. Chi non ha ascoltato mai, non so, un lavoro da parte di Chopin, di Schumann, non può apprezzare la musica da questo punto di vista. O se vedete, chi non ha mai ascoltato la musica rock, quella buona, non potrà mai apprezzare l'altra musica, no? Quindi quelle che fanno sempre una gran cassa, bom 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 e via di seguito. Questo non potrà mai apprezzare cose di questo tipo. Però noi di questo ne abbiamo bisogno. Perché? Perché quando leggiamo, soprattutto se un autore, parliamo di letteratura, ci porta emozione, beh, noi di quell'autore, anche se è un autore di 100, 200, 500, 1000 anni fa, noi lo dovremmo ringraziare perché in noi questo autore ha prodotto qualcosa, ha suscitato qualcosa in noi, cioè ci ha cambiati, in poche parole. La poetessa Mattione è questa. Perché si scrive una poesia? Un romanziere si sa bene perché lo fa, perché deve guadagnarci qualche cosa. La poesia è un po' più difficile perché non dà pane. Perché si scrive una poesia? Si scrive una poesia perché la si ama. Io penso di avere la poesia nell'anima, come qualcuno mi ha definito, e la poesia mi nasce dentro. E quindi mi viene naturale scrivere una poesia, dipende dalle situazioni dove mi trovo, i contatti con le persone, come ha detto giustamente il professore, sono d'accordissimo su quello che ha detto, e quindi dipende dove mi trovo, i contatti con le persone, i posti che giro, le cose che vedo. Ecco, una cosa che volevo dirvi importante, che io entro dentro le parole. E mi spiego meglio, vado in profondità, non rimango in superficie, quindi andando dentro alle parole io è come se vedessi o la persona o il paesaggio o qualcosa, entro dentro e vedo e sento delle emozioni e delle sensazioni in base a quella cosa. Esempio, non so, io ho iniziato prima di scrivere, io andavo molto in mostra, io amo molto disegnare. Infatti io non le ho portate qua perché io devo ancora approfondire, però io disegno pastelle ad olio e faccio disegni a chi lo fate vedere, perché ultimamente uno deve farle vedere, c'è del talento, mi è stato detto di fare anche una scuola, disegni astratti molto particolari. Quindi io quando vedo, amo molto le mostre, i quadri, vado dentro, cioè cosa vuol dire? Guardo un'immagine. La persona la guarda in maniera superficiale, cioè superficie, no? Paesaggio, per dire, no? Montagna, io no, vado dentro al colore, con lo sguardo, dentro al colore, e sento delle vibrazioni, delle emozioni, delle sensazioni, mi faccio coinvolgere da quello che vedo e io proprio vado dentro alle parole. Non so, la parola occhi, immagino un occhio, nero, verde, che sia, entro dentro all'iride. Dentro in profondità, cosa c'è dentro l'occhio? Cosa vedo? Cosa sento? Cosa provo? Hai capito? Non vado, non guardo in superficie. Quindi quando vado a rileggere le mie poesie ho gli scossoni. E quando entro in questo tunnel, che è una sensazione meravigliosa di pace, di serenità, di realizzazione, entro dentro, mi faccio coinvolgere, travolgere completamente
e sento cose che vengono fuori, sensazioni, parole, immagini, e questo mi affascina terribilmente e sono coinvolta tutto il corpo. E quindi io comincio appunto a scrivere, quindi mi dà tantissimo. Solo a parlarne mi emoziono. Sì. Emoziono anche noi. Detto all'inizio, e voglio chiudere con lo stesso pensiero, riuscire a trovare oggi in questo mondo, in dialetto quasi dice caposotto, no, a capovolto, all'inverso, al contrario, riuscire a trovare in questo mondo caposotto un momento di, come dire, di serenità, di riflessione, di sana riflessione, di sentimenti che in qualche modo ci fanno ritrovare, ancorché la bellezza della poesia della cara Paola, ci fanno ritrovare noi stessi, credo che sia un'opportunità veramente di cui ringraziare l'amica Paola. Solitudini, ci sono solitudini, appaiono invisibili, trasparenti, in silenzi notturni, si nascondono o si dimenticano, sono sorde e non vedenti, abbandonate come cani randagi per la via, alla ricerca di affetti. Nessuno si ferma, ognuno pensa per sé. Voci borbottano insane parole, cattivi giudizi e pensieri, solitudini, sole. Yeah.